E adesso questo studio cambia per accogliere la nostra ospite il 14 ottobre. Non sapete quanto sono contento di poterla salutare. Il 14 ottobre è tornata sulla Terra dalla sua seconda missione spaziale, che è durata 170 giorni. È con noi l'astronauta dell'ESA, Samantha Cristoforetti. Bentornata. Grazie. Wow. Guarda, abbiamo fatto del nostro meglio per farti sentire a tuo agio. Meraviglioso. Perché ormai per te il panorama è questo. Mi manca un po', ti manca? È passato un po' di tempo. Non ci si abitua mai? Ci si affeziona, diventa un po' come il paesaggio di casa. Diventa una cosa che ci si aspetta di vedere ogni giorno, si va alla finestra a dare un'occhiata, a scoprire un po' il paesaggio del momento. Dunque, il 27 aprile sei partita per la missione spaziale, appunto, di cui abbiamo detto, Minerva. Con questa missione hai portato la tua permanenza nello spazio a 368 giorni, quindi hai trascorso più di un anno della tua vita fuori dalla Terra. Beh, una cosa, sai che quando l'ho letto ho detto, mi sono venuti i brividi per l'emozione, è una cosa incredibile. Non c'è Samantha, no, non c'è, è molto fuori. È molto, cioè... L'hai trovata la felpa che avevi dimenticato nella missione precedente? Ah, già, quella non l'ho trovata, ma sai cosa ho trovato? Mi ha stupito e mi è anche piaciuta come cosa. Prima di partire nel 2015 per fare una piccola dimostrazione per le scuole, avevo trovato da qualche parte una specie di sfera trasparente di plastica divisa in due, sì. L'avevo riempita di M&M's e l'avevo sigillata e avevo fatto questo esperimentino. E dopo 7 anni, c'era una cosa che immaginavo avrebbero buttato via subito, dopo 7 anni l'ho trovata là, stava ancora lì, con gli M&M's di 7 anni fa, o di 7 anni prima. Quindi neanche li avevano mangiati. Senti, tu dici che il momento più emozionante è quando si apre il portello della stazione spaziale, più di tutto, più del lancio. Devo dire di sì. Entrambe le missioni, la prima perché era proprio questo momento di arrivo, questa specie di momento in cui era condensato sia l'arrivo, il punto di arrivo di così tanta preparazione e poi il punto di partenza di questa bellissima missione. E poi perché è questo momento di gioia in cui hai i tuoi amici che ti aprono il portello, che ti abbracciano. E questa seconda volta si è aggiunta anche questa sensazione molto diversa dalla prima, che era quella del ritorno a casa. Mediata, ti dirò, dall'odore. Tutte le volte che mi hanno chiesto, dopo la prima missione, c'è un odore particolare sulla stazione spaziale, ho sempre detto no, è un odore neutro. Invece l'hai scoperto. E invece quando sono tornata dopo 7 anni, l'odore mi ha riportata immediatamente a 7 anni prima. Che meraviglia, ragazzi. E poi la prima volta eri partita con la Soyuz. Sì. Adesso invece questa seconda missione avete viaggiato a bordo della Crew Dragon di SpaceX, mm-hmm. Sì. Che è come un'altra cosa. Sì, è un veicolo completamente diverso. Più comodo anche, forse. Più confortevole, più comodo, sì. Molto più automatizzato, diciamo, è fatto anche per portare passeggeri, sì. Quello sarebbe una cosa. Ma... No, ma già è successo. No, lo so, però diciamo, non è... il biglietto è, insomma... È costosino, costoso, bisogna costosino. Fare un mutuo importante. Sì. Senti, e poi a luglio è successa questa cosa che... Ma io quando ho visto, poi ti ho seguito in televisione ovviamente, poi seguivo le tue comunicazioni, ma insomma il sogno degli astronauti, ma il sogno di tutti, che è quello della passeggiata nello spazio, cioè sei riuscita a realizzare questo sogno che non riesco nemmeno a dire, no? Ma ecco, come è andata, insomma, che cosa si prova veramente? Ma
Ti dico la verità, nel momento in cui tu esegui la passeggiata spaziale, soprattutto dire, la prima, per adesso l'unica che ho avuto l'opportunità di svolgere, sei soprattutto concentrata sul presente, sul momento e sull'esecuzione, perché comunque c'è la consapevolezza che è un'attività pericolosa, un'attività impegnativa, è un'attività in cui ogni errore può costare caro. Eccoti qua, guarda. Vedi, cioè sei... Mamma mia. Vedi, non le ho mai viste le immagini su uno schermo gigante così, mi emoziono anch'io, devo dire, mamma mia. È un lavoro di mani e di piccoli gesti, e ogni gesto lo devi svolgere con assoluta precisione, assoluta attenzione, perché ognuno di quei gesti è quello che ti tiene al sicuro. Senti, cosa eravate usciti a fare per questa passeggiata? La prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere in orbita 10 piccoli satelliti, che sono questi qua, che era un progetto russo, questa qua era stata una passeggiata spaziale con... Cioè li avete liberati sostanzialmente? Sì, messi in orbita. Senti, poi quando si dice camminare nello spazio, in realtà non si cammina, si nuota, in realtà sono le braccia che ti muovono. Ci si muove, sì, sono le braccia, ci si muove lungo queste ringhiere, solitamente ci sono... Una via ferrata. Apposite. In particolare con la tuta russa è proprio una via ferrata, perché ci sono questi due ganci e quindi ne devi sempre tenere uno attaccato mentre stacchi l'altro. C'è un moschettone come su una montagna, insomma, si mette un moschettone e poi l'altro ci si sposta così. Esatto, sì, solo che è faticosissimo perché questi guanti sono pressurizzati, quindi ogni volta che tu chiudi il moschettone stai lavorando molto duramente con le mani, per cui dopo la nostra uscita è durata 7 ore, dopo 7 ore le mani sono esauste. Senti, ma c'è anche il tempo di, adesso dico una cosa apparentemente sciocca, ma insomma, di goderti il panorama o no? Perché sei stata 7 ore e un quarto fuori. Allora, alla fine ci hanno richiamati all'interno della stazione spaziale prima che avessimo finito tutto, perché eravamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, quindi non c'era tempo di fare quest'ultima task, quest'ultima attività. E quindi ci hanno detto: tornate dentro, riposatevi un attimo e poi quando siete pronti tornate dentro. E il mio collega, che comunque aveva la responsabilità dell'uscita, è come se non avesse voluto rientrare. Quindi siamo rimasti là fuori almeno una decina di minuti, ma forse anche un quarto d'ora ad aspettare. Io ogni tanto lo chiamavo per assicurarmi che stesse bene, dico: Aleg, tutto bene. Però nel frattempo effettivamente ero là fuori e lì ho avuto la possibilità di... Quindi sei stata un quarto d'ora sospesa nello spazio. Sospesa nello spazio. Ma vi rendete conto? È una cosa... Io non credo che... Ma credo che a un essere umano possa capitare qualcosa di più speciale, insomma, che guardare la Terra da fuori, insomma. Sicuramente nell'ambito delle attività, sì, diciamo, degli astronauti, questa sicuramente è quella più particolare. Ma anche, diciamo, lo sguardo extraterrestre, diciamo, c'è quello dentro noi stessi che può essere, diciamo, altrettanto emozionante se si arriva a esserne capaci nel corso della propria vita, ma altrimenti, diciamo, lo sguardo che abbraccia la Terra intera è incredibile. Senti, poi sei stata anche la prima astronauta europea ad assumere il 28 settembre il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Anche lì altro motivo di grande orgoglio. Prima donna italiana ad andare nello spazio, prima donna europea a passeggiare nello spazio, prima a comandare la Stazione Spaziale Internazionale. Senti, noi insieme a te vogliamo vedere tutta questa storia. Guardiamola.
Vieni, brividi anche a me. Ma te l'ho chiesto anche l'altra volta, io non so come... L'ho chiesto a tutti gli astronauti, faccio sempre la stessa domanda, non perché me ne dimentichi, ma perché mi pare, non so, che aspetto forse un'altra risposta, non ho idea. Cioè, che quando si torna da una cosa così straordinaria, se si prova un senso di solitudine, perché chi c'è con cui si può condividere una sensazione così clamorosa, così unica? Chi è che può capirti, se non altri tuoi colleghi astronauti, insomma? Questo non credo, credo che poi comunque tutte le professioni o comunque tutte le esperienze di vita abbiano quelle cose uniche, quelle cose particolari che comunque puoi condividere solo con chi le ha vissute. E di colleghi comunque ne abbiamo tanti, ci sono circondata. Certo. Cioè, ovvio che se vado in giro per strada e dico che sono un astronauta, la parte certo. delle persone sono l'unica che hanno incontrato, però quando tu fai l'astronauta... Vabbè, chiaro, sei in mezzo agli astronauti. Colleghi sono... Senti, tra l'altro una curiosità, noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi mi permetto una piccola confidenza, cioè approfitto della tua amicizia, posso? Vai. Io ho intervistato alcuni anni fa il presidente Obama e ho un rammarico, mi sono dimenticato di fargli la domanda, l'unica che volevo veramente fargli, perché poi ho fatto tutto il resto, ho detto vabbè, lo faccio, poi alla fine gli faccio la domanda e invece poi vabbè, non mi è venuta, insomma. Cioè gli UFO, no? Perché lui sa, no, lui sa tutto, perché ragazzi, loro, il presidente degli Stati Uniti, hanno detto, cioè, tu... Ne sai qualcosa che noi non sappiamo? Sai qualcosa che noi non sappiamo? Guarda, ti posso solo dire che dalla Stazione Spaziale Internazionale non si vedono. Niente, neanche dalla... Cioè... Ma io speravo questi palloni adesso che girano, che si vedono dappertutto. Vabbè. Magari sono così piccoli che non si vedono. Chi lo sa? Senti, ma nel frattempo tu sei diventata mamma, no? Le tue figlie che cosa sanno? Ti hanno capito che cosa hai fatto? La più grande? Sì, ma non, a parte che non gliene importa proprio niente, nulla. Cioè, certo. Gli unici bambini a cui non importa nulla degli astronauti. Ma quello, diciamo, è una costante di chiunque. No. Non hanno ancora capito bene, insomma, quindi che cosa stai facendo. No, la grande ha capito, ma non la trova assolutamente interessante. Non la trova. Senti, avete fatto più di 150 esperimenti questa volta. Sì, no, assolutamente, di cui una buona percentuale italiani ed europei. C'è una cosa in particolare che diciamo, è emersa da questo lavoro? Beh, gli esperimenti noi ovviamente li eseguiamo e raccogliamo i dati, poi gli scienziati ci mettono spesso anni ad elaborarli, a pubblicare, okay. A trovare risultati, eccetera. Molte cose hanno a che fare però col corpo, no? Cioè come sì, cambia il corpo nello spazio? Sì, quelli che stiamo vedendo adesso sulle immagini, almeno un paio, sono uno è acoustic diagnostics, quindi è per misurare gli effetti sull'udito, e l'altro invece era sul okay. metabolismo. E quello invece con quella specie di sì. Incubatore, quello era biofilms, per vedere come si sviluppano i film microbici nello spazio uh-huh. e per vedere se ci sono anche delle superfici che possono avere un effetto antimicrobico okay. efficace. Quello sui capelli invece si vede, quello sì, l'abbiamo visto tutti anche, anche dalla Terra, quello, sì, l'effetto sì. sui capelli. In realtà questa cosa è nata perché nella mia prima missione il mio collega Terry Wirtz all'epoca l'avevo fatto addestrare prima del volo a tagliarmi i capelli e quindi mi aveva tagliato i capelli, ma in questo equipaggio erano tutti occupati di corsa eccetera, insomma non siamo riusciti a organizzare il training, e quindi ho detto sai che ti dico, se nessuno è addestrato a tagliarmi i capelli io non li taglio. Sì, perché non crescono di più i capelli nello spazio, perché no, in questo caso avrei molti amici che sono volontari per partire. No. Senti, ve lo fate ancora un paio di domande. La prima è abbastanza ovvia, cioè voi mentre eravate in orbita con i tuoi colleghi americani, russi, no? Seguivate quello che accadeva qui sulla Terra, immagino, no? anche questo, l'orrore della guerra che era 400 chilometri più in basso, e posso chiederti come vivevate queste notizie fra di voi? Se c'era imbarazzo, se c'era comprensione? Se non credo che ci fosse, beh, insomma, ovviamente era un po' un elefante nella stanza perché chiaramente degli eventi molto drammatici che si svolgevano sul pianeta e che coinvolgevano in qualche modo direttamente una parte del nostro equipaggio. E credo che abbiamo tutti in qualche modo rispettato, cioè nel senso eravamo tutti d'accordo sul fatto che fosse un dramma e ci auguravamo che finisse il più presto. Abbiamo ovviamente dovuto rispettare il fatto che ci sono delle visioni molto diverse, ovviamente i colleghi russi hanno un modo di vedere questi eventi
e delle ragioni, ovviamente molto, molto diverso, e l'abbiamo rispettato e ci siamo concentrate sulle cose che ci univano e che dovevamo, certo, fare insieme, portare avanti la missione. Senti Samantha, per ispirare le nuove generazioni, figli a parte, che sono quello, si sa che non si può fare niente, ma per fare innamorare, no, la bellezza della scienza, della conoscenza, del sapere, tu hai scoperto in questa missione anche TikTok e hai pubblicato molti, molti video. Da quando hai aperto il tuo account hai raccolto 80 milioni di visualizzazioni e c'è stato un video in particolare che è risultato il più visto, quello dell'asciugamano. Davvero? Lo guardiamo insieme al pubblico di Rai 3. Happy Towel Day from the International Space Station. He's astronaut Samantha Cristoforetti, your friendly astronaut on TikTok, a hoopy fruit who always knows where her towel is. You can wrap it around a handrail so it's more comfortable for your feet. You can use it to catch the occasional water bubble. To dry it, you can attach it near a ventilation outlet. This way, you can also reclaim the water into your onboard recycling system. Dry yourself off with it, if it still seems to be clean enough. From the International Space Station, happy towel day. And remember, don't panic and always know where your towel is. Molto simpatico. Molto. Tu sai cos'è 42? La famosa risposta alla domanda fondamentale. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Da qui. Esatto, la mia prima, missione era la spedizione, certo, 42. Spedizione 42. E, certo, questa era la spedizione inizialmente 67. 6 per 7 fa? Di nuovo 42, vedi 42, che bello. Come gatti. Sì, no, 6 per 7 è 42 più 2 è 44. Ah, bene. Senti, adesso il prossimo obiettivo si dice il 2024, la Luna. Sì, il 2024 sarà difficile, ma 25. C'è, cioè, l'uomo di nuovo sulla Luna? Così è il piano, sì, c'è questo progetto Artemis che è guidato da NASA ma con un contributo anche importante dell'Agenzia Spaziale Europea. In particolare l'astronave Orion, che porta gli astronauti, okay, dalla Terra verso l'orbita lunare, ha un modulo di servizio, quindi insomma una parte importante di questa astronave che è prodotta dall'Europa. Ma tu sei fra gli astronauti che in teoria potrebbero partire per questa missione? Non per questa prima, no, questa sarà un però la Luna è un obiettivo possibile? Possibile, sì, però ci sono anche astronauti giovani che abbiamo selezionato, insomma bisogna anche lasciare il posto agli altri. Tra l'altro due colleghi italiani che non inizieranno subito il corso, sono in una sorta di riserva, che sono Antea Comellini e Andrea Patassa. Antea è un ingegnere aerospaziale, Andrea Patassa è un pilota sperimentatore, un ufficiale pilota dell'aeronautica militare, quindi insomma anche due okay, giovani colleghi italiani. Quindi toccherebbe, dici, a loro anche, insomma, è possibile che tocchi a loro. È possibile che tocchi anche a loro. Senti, però si sta parlando anche di questa stazione, no? Sì. Gateway che dovrebbe essere una stazione orbitante, sì, permanente intorno alla Luna. Esatto, sarà una specie di punto anche di attracco, di passaggio poi per le missioni future sulla superficie della Luna, e anche qui un contributo europeo importantissimo, perché lì praticamente metà di questo gateway sarà fornito dall'Agenzia della nostra Europa europea. Quindi insomma è un grande motivo di orgoglio per tutti. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare, ti chiederei 100 cose, ma un'ultima domanda. Questa volta, tra l'altro, ti abbiamo vista con la tuta di Star Trek in questa missione, no? Avevi proprio quella bianca di partenza, eri bellissima. SpaceX. Sì, 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 eccola qua, guarda questa. Ah, qua. Sì, questa è della prima missione. Sì, questa qua, perché Star Trek rimane nel tuo cuore. Certo. Senti, perché dici che il rientro è più emozionante della partenza, del lancio? Ho letto la tua dichiarazione che dice più emozionante del lancio il ritorno sulla Terra. Cioè, ce lo racconti cosa succede nel ritorno, nel rientro?
Ritorno a una fase molto dinamica in cui, forse quello che intendevo dire, adesso non ricordo il contesto, però è che la senti di più, no? Perché anche le accelerazioni e questa sorta di pressione, questi G che senti sul tuo corpo, li senti in maniera molto più intensa dopo che sei stata senza peso per sei mesi. E quindi già quando il G-metro mostra un G, che è il tuo normale peso terrestre, ti senti pesantissima. E poi ovviamente l'accelerazione aumenta man mano che tu entri negli strati più densi dell'atmosfera che ti frenano più. Quanto dura il rientro? Dipende da dove lo fai iniziare, però insomma dal momento del distacco, insomma, da quando rientro proprio sulla terra, da quando il nostro è stato abbastanza rapido, sono state solo 7 ore. Beh, 7 ore può essere anche molto più lungo, dipende dal cosiddetto phasing, da che tipo di manovre devi fare per arrivare ad atterrare al punto giusto. Nel nostro caso 7 ore è stato credo il più rapido fino adesso che ci sia stato. Quindi si arriva a una velocità pazzesca, insomma. Sì, allora tu parti dalla velocità della stazione spaziale, che sono 28.000 km all'ora, rallenti un pochino. Sì, però anche se vai a 27, insomma, è una roba... No. Cioè, da 27.000 a 120, se arrivi su una strada extraurbana dove sei a 110, devi andare, da 27.000 a 110... No, dico, rallenti un pochino e quello ti fa cadere, ti fa ricadere sulla Terra. E poi è l'atmosfera che ti rallenta certo, tantissimo, quindi è per quello che si sviluppa tutto quel calore, per cui tu quando guardi fuori vedi proprio le fiamme dal finestrino. E tu sei tranquilla, vedi le fiamme fuori, stai tranquilla dal finestrino. Ma sono previste, quindi è una buona notizia. Ah, va bene, no. grazie Samantha, bentornata di cuore. Guarda. Grazie mille, davvero. Grazie. Samantha Cristoforetti.